Allora, Libri.tv, incontri possibili qui al Castello di Savuto in compagnia di Paolo Capodacqua, che è praticamente una persona molto nota, cantautore, musicista, chitarrista e chi più ne ha più ne metta, in un evento, in una location molto particolari. Sì, intanto grazie per averci invitato. Siamo in una location particolare perché intanto c'è questo giardino molto bello del Castello di Savuto. Abbiamo anche sto vedendo adesso una bellissima mostra. E quindi, come dire, speriamo di rendere onore alla situazione, a questo posto così bello, con la nostra musica. Parola incontri possibili, essendo che questa sera sarete in due sul palco, si incontrano anche due stili o due personalità di spicco diverse fra l'altra, l'una fra l'altra, però comunque personalità importanti. Ma vabbè, insomma, io voglio dire, Edoardo De Angelis è un cantautore della scuola romana, se vogliamo ancora parlare di scuole, no? Così, tanto per semplificare, di vecchia generazione, nel senso che è un cantautore che ha una storia eccezionale, fatta di collaborazioni, di produzioni, ma soprattutto di canzoni proprie, bellissime, che hanno arricchito decisamente il panorama della canzone d'autore italiana. Quindi per me è stato un incontro felicissimo. Abbiamo in comune molte cose, sia nella scrittura e nell'approccio alla composizione, alla canzone come oggetto d'arte, però penso la cosa che è venuta fuori in questi giorni, in questi mesi di collaborazione è anche, come dire, l'affinità dal punto di vista umano, dal punto di vista, questo modo comune di porsi rispetto alla realtà, questa discrezione e nello stesso tempo questo modo di procedere sottovoce rispetto al chiasso che ci circonda, insomma, abbiamo forse. Edoardo è una persona di una gentilezza estrema, quindi io mi sono trovato immediatamente a mio agio con lui.